Un saluto a tutti i membri della nostra community Patreon Black Magic Night, da Vincenzo e dalla bottega Arte Presepiale Salomone. Nel video di questa settimana volevo mostrarvi come realizzare la colorazione di un terreno dissestato che sto completando per uno scorcio per pastori da 30 cm che mi è stato commissionato. Nel corso di questi giorni ho iniziato a pubblicare sui miei canali social diversi scatti di questo scorcio e se non lo avete ancora fatto vi invito a visitare il nostro profilo Instagram Arte Presepiale Salomone e a seguirmi anche attraverso la pagina Facebook Arte Presepiale Salomone. Naturalmente, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube e non dimenticate di spuntare la campanella per ricevere tutte le notifiche, così non vi perderete neanche un contenuto pubblicato dalla nostra bottega. Questi periodi sono i migliori per lavorare a dei progetti di medie e grandi dimensioni. In bottega, caldo a parte, si respira un'aria tranquilla ed i visitatori intrattengono conversazioni ricche di spunti e curiosità nel mentre della lavorazione. Inoltre, fatto a non sottovalutare, il calore del sole, che inizia a farsi più pieno, tra virgolette, aiuta le fasi di asciugatura, rendendo il lavoro più agile. Il progetto in questione prevede la creazione di due strutture sullo stesso piano con un fienile ed un'abitazione per soggetti da 30 cm, il che ci offre la possibilità di lasciarci andare in vere e proprie piccole e grandi costruzioni architettoniche. Il tutto su di un unico pannello di multistrato da 120 cm di larghezza per 60 cm di profondità. Un vero e proprio modello in scala, insomma. Quando abbiamo la possibilità di lavorare a progetti grandi come questi, diventa importante differenziare tutti gli elementi del piano orizzontale per creare quel giusto movimento di scena. Mentre per le strutture verticali dobbiamo mantenere un certo stile, in questo caso uno stile popolare, per creare un ambiente avvolgente e coerente. Per le zone calpestabili invece c'è la necessità di generare superfici che abbiano un senso con la struttura, ma che non lo appiattiscano con un'unica distesa di pavimento o rocce. Per il lato destro della struttura, nello spazio antistante il portale, ho così pensato di creare una zona dissestata e sconnessa prima di dedicarmi alla colorazione del lastricato più indietro. La parte strutturale è stata creata con scarti di scagliola e stucchi solidificati che di solito non butto mai dalle lavorazioni precedenti, miscelati ad acqua e collante per piastrelle. Dopo la fase di asciugatura, poi, ho applicato del mordente tinta noce in tre mani, assicurandomi che l'asciugatura sia totale tra una mano e l'altra, questo per dare una profondità maggiore al marrone e richiamare il colore di fondo passato sulla struttura. Il primo colore che ho applicato è stato il bianco di zinco in più mani con pennello asciutto, visto che volevo coprire tutta la superficie ma non completamente. Infatti volevo che qui e lì trasparisse comunque il colore di fondo marrone. Con lo stesso pennello, in corrispondenza della giunzione tra pavimento e primo gradino, ho applicato del terradisina naturale per creare una prima zona d'ombra. Il video sulla pavimentazione sarà diviso, come avrete potuto leggere nel titolo, in due parti, proprio perché volevo affrontare nel dettaglio tutti i vari passaggi e non tralasciare alcuni piccoli dettagli che, a mio modo di vedere, possono fare la differenza nella creazione di una colorazione coerente e sensata, e spero possiate seguire la nostra community sempre più numerosi in modo da potervi offrire sempre contenuti interessanti e validi. Dopo il terradisina naturale è venuto il momento dell'applicazione del mordente. In questo modo lo stacco di colore con il bianco sarà più smorzato e naturale, permettendoci così di passare alla stesura di una mano di vinavil. Tengo a precisare naturalmente che questi passaggi sono frutto di miei esperimenti e prove sul campo, se così possiamo dire, e non devono mai rappresentare delle leggi inviolabili per nessuno. A tal proposito, sarei curioso di conoscere i vostri modus operandi e sarei felice di ricevere un vostro commento sulle varie fasi della colorazione, in modo da avviare una sana conversazione tra appassionati. Il terzo step è stato poi quello di applicare uno strato di bianco, questa volta cambiando il verso della pennellata, non più da destra a sinistra, ma picchiettando sulla superficie in modo da spingere bene il colore e creare un mix più intenso. Naturalmente non su tutta la superficie, altrimenti rischieremo di uniformare di nuovo tutto il pavimento ed annullare le fasi precedenti. In ultima battuta poi, dopo l'asciugatura, ho ripassato l'impregnante e siamo così pronti per il passaggio successivo che vedremo nel prossimo video per tutti i membri della nostra community Patreon. Ciao!
dal prossimo video.